molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in cadere. gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione, che presto cambia la... teste per un cerbero cerbero, fa la pa troppi goblin in questo giocherigno! Ma che stai a fare? Ricordete che i squali stanno arrivando! Hello, Hello Glowchard e, e benvenuti in, in questa, questa nuova, nuova trasmissione. trasmissione! Comunque è geniale mettermi la camicia verde. Vabbè... Si potete creare delle cose sì. molto interessanti e psichedeliche. Eh, una un trasparenza. Aguri eh. amarra, auguri, auguri, Grazie, auguri. trasmissione con gli auguri, a Marra. Che è, una, che è una notizia grandiosa. Grazie, zio, zio zio. zio. <ride> Ci sarà eh, il pri la prima componente o primo componente del Cerberus Unit, no, come Tipo New Avengers, come New, <ride> New Cerberus, <ride> <ride> No, che sostituirà Marra quando sarà troppo sì, vecchio. Sì, sì, tipo Lick Fury o Capitan America. Sì. Sottopassaggio passaggio di testimoni. Li lascio o le lascio, perché ancora non si sa. Lo non scudo, si sa. Non si sa. Si la chiamate Dudubi gente. se è femmina? Dudubi, sì. Se, se è donna. <ride> è se è feo, ovviamente. Come... Però... Allora, ci abbiamo pensato ai nomi, ma per rispetto uh, noi scegliamo. sceglieremo sicuramente un nome neutro. O XXY ah, giusto. Rush, tra pareti. Così Adrian Andrea! <ride> In Italia comunque è mascolino come nome. Adrian vi farebbe i complimenti su Instagram, penso. Mm. Congratulazioni! Detto questo... anche un post... Vabbè. Anche Andrea, sì, comunque Andrea... Mi Piaceva, però ho dovuto accantonare i video questa natin chat. Andrea, anche in onore, è eh, certo del nostro nuovissimo meme. Detto questo, oggi abbiamo un sacco di argomenti, ma è proprio ma tanti, proprio caldi, caldi, eh. caldi, caldi, caldi. Tiralo fuori da, dal, dal cappello, Gianluca. No, stavo chiudendo ah. due link. Ok, stavo chiudendo due link perché uno lo devo visionare, un altro è per domani. E chiudiamo anche WhatsApp per il bene sì. di Simone. Posso? Sì, puoi chiuderlo ecco. ma, ma così proprio il primo che ci capita davanti cos'è qua assorbenti a 20 centesimi io direi finalmente per il bene delle donne, 25 no? sub che ha donato 25 sub oh. nicolas grazie grazie, grazie nicolas. nicolas grazie mille c'è cioè, compro il passeggero minchia è vero minchia non ce l'avamo proprio obbi accorti Matteo, Scusa, Matteo. Per lo sca... Matteo. Ah, Matteo. Scusa però pure per Nicolas se ne ha regalati altri no no come no, ce l'ha scritto uh. Matteo, Matteo. Matteo grazie. Sai il nome del figlio, cioè la, lo, lo ha fatto apposta. Secondo me, Ma come Matteo Sessa, del resto. No, che cosa ha fatto Matteo Sessa? Scusami, Matteo, Matteo Sessa Sesso? è l'inventore del meme. Pirlo, ah, ok, ok, ha fatto Pirlo. Sì. Allora, pezzo di torta quindi hanno levato la tassa sugli assorbenti e quindi cent... l'università statale di ce Milano. Ce Mi raccomando, sottolineiamo statale l'hanno messa apposta allora Prego. vediamo un po' che qua c'è il sub sopra una bellissima iniziativa che si spera possa ispirare tutto il resto d'italia ah ok quindi è una cosa che fanno solo loro all'università statale di milano sono stati installati i distributori automatici di assorbenti che potranno che essere acquistati al simbolico prezzo di 20 centesimi oh. hai capito vabbè andrà in, andrà in rovina perché vanno in perdita quei sorti No, più che altro saranno quelli scrausi che nessuna donna comprerà mai Greve eh beh, se, co <ride> se produrli costa meno di 20 centesimi Ma magari anche quelli veri produrli costa meno di 20 centesimi Io non lo so vabbè, Però eh, o per... vanno in perdita E quindi vanno chiuderanno giù. O non vanno in perdita e quindi fanno schifo Quindi uh, Comunque beh, possiamo beh. fare anche Un grandissimo in bocca al lupo a Dario Ah vabbè. Altro, insomma, Dario Pressanini, sì, è vero perché. Comunque, sì, oggi ha dato la notizia: no? l'abbiamo anche conosciuto di persona che sì, è sì. una persona proprio su super mite, accogliente. Sì. Ehm. Bocca al lupo. Comunque, oh. andiamo avanti. E questa operazione è stata fortemente voluta dai rappresentanti universitari della lista Unisi. Sì. Si abbassa sta. un po' in effetti. Che... No, io stavo a pensare che mi stavo, Toccavri no, stavo, stavo, stavo a mi spoglia Marco, la pure un po' la luce che No, magari la luce, io non riesco a respirare. Io eh, lo... Apri, apri. E c'era oh, respirare è fondamentale. <ride> esatto. Occhio, oh, sì. La capta quasi vista stava faccia. <ride> quasi, sì. Non ci ho fatto caso. No, non si è visto, non si è visto, Occhio, occhio. Mi raccomando il fumo passivo con Alex, no? Eh? No, infatti mi sfogo quando sto live, perché ecco. ormai non fumo più. <ride> Grazie. Non fumo più. <ride> non fumo più. La Statale è la prima università d'Italia a perpetrare questa battaglia, a raggiungere questo obiettivo. Questo è un primo passo verso un welfare studentesco, oh mio Dio, che abbia come priorità anche la parità di genere nei luoghi della conoscenza hanno commentato entusiasti i membri della rappresentanza studentesca mentre guardavano un video di Cime de Raba. <ride> Ma scherzo, c'è una bella iniziativa. È... Eh. Una buona cosa, dai. Sì, ma, ma no, non si può fare una battuta. No, si sarebbe voluta raggiungere la gratuità. <ride> no, Simona! No! Poverini! Poi no. colpiti dalla realtà. 20 centesimi, dai. Poracci guarda. <ride> guarda, volevamo, volevamo volevamo darli gratuitamente ma non è possibile bellissimo. <ride> bellissimo è comunque un enorme risultato va bene autopacca sulla spalla no, sì, sì. ricordiamo che in Italia gli assorbenti sono tassati con IVA al 22% che mm. per me è una cosa folle abbassiamo l'IVA, io la abbasserei su tutto, la, la eliminerei anche, però vabbè, in questo caso eh beh, al 4%, beni di prima necessità. No, si, mette, si classifica come bene di prima necessità come cioè. il latte, e il pane e si mette al 4%. La stessa imposta si applica ai beni di lusso. Al momento, secondo il governo, non ci sono le coperture economiche per abbassare l'aliquota. La speranza... <ride> è che questa lotta studentesca arrivi fino alle orecchie delle altre università d'Italia e nei banchi del Parlamento per poter garantire un indiscutibile bene sanitario primario a prezzi più ragionevoli. Diciamo che vogliono ottenere una cosa che voglio anch'io, ma non so se approvo, se mi piace come lo vogliono fare. L'iniziativa è arrivata solo da università, però è un'iniziativa molto buona che sicuramente eh, sarà accolta. Secondo me un è un'iniziativa che sarà accolta anche da altre persone. Per me, se, se non vi guardo, ma c'ho un mal di collo. No, no, non te preoccupo. occupo. Per me un attimo vedere. Bello questo. Perché è tutto piena... <ride> no, no, sfarfallio, Bello. <ride> Sembra tipo quei camicette <ride> da. Di... Discoteca eh. no, che si illuminano <ride> con le luci. guarda no? tutto, tutto un tamarrito. <ride> grazie okay. alla zia di Rubino. Ammazza, abbonata. Poi anche. il riflesso sul tavolo che dà tipo quel senso di perlato. faccia caso. Guarda, sono tutto verde. Pure la Monster. Bellissimo. Io ragazzi, non so voi come fate a non resistere a mettere Joker. Io, tipo allora, innanzitutto, male dalla voglia, innanzitutto, grazie Scania Scania. Eh, noi dovevamo comparire in questo video di Joker, l'aveva chiamato, grazie Ruben. Però non voglio dire per quale motivo, no, diciamolo. E beh, diciamo che Mi avete pisciato all'ultimo, io però non parlerei <ride> tanto del motivo, ma parlerei dopo che l'abbiamo visto. Se abbiamo fatto bene, vabbè. Allora, <ride> sinceramente, io sarei andato molto volentieri, però da solo. Sarebbe stata un po' una cosa cringe. Cioè, sarebbe le... stato meglio il Cerbero al completo. Che poi dovevamo andare noi tre con Rubino. Quindi pure Rubino abbandonato. Sì. Oppure ci, ci troveremo Rubino presente. No, pure Rubino. abbandonato Oh mio dio, <ride> 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 Si pare più Simone. Si c'ha in braccio invisibile. <ride> e io sono giallo poi, strano. Vabbè, io direi che possiamo andare avanti. Eh, eh andiamo avanti con. Eh, cioè. Scusa, no, sto un po' distratto. Quindi reaction a sto... una canzone di Joker con videoclip annesso. Eccola. Mazza, bello così. Ehi, proprio, pure con gli effetti speciali. Ma c'è un cameo di Adrian, non ho capito. Ah, no. Canzone di Giovere. Oh, eccola qua. Ottava nelle ne, ne tendenze, eh? Top. Complimenti, Giovera. Complimenti, Mo. Vabbè, per il risultato così delle de tendenze. Mo. Sentiamo come la canzone. Così capiamo se abbiamo fatto bene a non venire. Ma perché c'è l'audio? Odio PC. Ah, ho staccato le gas. poi puoi attaccare le gas al. Aux. Aux, è là. Scusate, eh. Chi sta? Oh, eccolo qua. Cambia i priorità su OBS. Ok. No, vabbè, vediamo. Sì, io devo cambiare proprietà. Scusate, appunto, è un momento morto. Questo mi rendo conto. Eh. Uh, gioco un momento morto di preparazione Ti racconto una cosa sì, ma è meglio che ti stenda. Voglio dirti una cosa, tu libera l'agenda, sì, soltanto Beh, una cosa Storia vera. Eh io infatti av avrei voluto anche prima. Perché? Vabbè, a parte non l'abbiamo già sentita, però. Perché eh? già la prima parola c'ha l'accento la posto male. No, ma in realtà non volevo no, io io allora, sì, voglio... io, io non ci ho fatto caso. Voglio voglio Vabbè, voglio voglio voglioso no eh, bellissimo gioco di sdoppiamento, Sembra... Come sdoppiamento? In che senso sdoppiamento? due giochi doppiamento no! Lei... no 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 al pari no 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 Al, al però, pari no 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 All'inizio, no 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 Guarda, Guarda no Guarda si sì, soltanto una cosa no, storia vero. vera. Io, io la rimetterei da capo per, Dai, per togliere capo. ogni dubbio. Dai. Analizziamo tutto. No, no, bulli. no bulli. già il titolo. Ma è riferito a Sapo, sapo, sapo sì, È riferito sì. a sapo? Sì, sapo, Giuseppe sapo. Giuseppe Sapo. Giuseppe Sapo. No, vabbè, Sapo bulli. Ah, e chi è? Un trapper? Sapo bulli, quello delle... Questa è cappa, sì. Allora sì. sì. io sono famoso. No, quello no. che stava il ah, video post. che ti posti. Ah, quel, e post. io sono quella, famoso quel Quell luminare, sì, quello, sì. quel gentleman. No no, non ho capito. Scusate, eh? è lui. Sì. Lui che parla con se stesso. Ah, no? ok. Ma eh, ah, quello elegante è quello. Ti racconto una cosa, similar. Sì, eh, ah, ti racconto. Sì, tipo da sì. psicologo ho capito adesso non l'avevo colta non è male eh? non l'avevo colta bella idea bella idea originale vabbè dai è figo fatto bene no come è un co com complimento perché va originale ah, beh, la, <ride> la... complimento fan. no il personaggio che parla con se stesso è uno dei più classici cliché teatrali no 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 ok io è io proprio un in effetto come è stato reso bene secondo perché stava leso? Je ne so, oggi che più <ride> che cioè, sta succedendo <ride> sarà delle fartate delle... per cortesia. Che no, no, non so che cosa sta succedendo. Mi succede. piace fartate lì. Meglio che ti stenda, voglio dirti una cosa. Tu libera l'agenda. Si soltanto una cosa, storia vera, non leggenda. Metti i miei pensieri in posa e lascio che tu li riprenda. Sono fatto bene. Quando stanno allo stesso frame, perché con lo... cioè, campo contro sì. campo è facile. Così è figo. Si può fare? No, è figo, è figo. Però non è, non è fatto male. Eh? Cioè, no, comunque no, non è, è facile da pasta video, effetto nella, nella stessa inquadratura, devo dire. Eh? Qualcosa mi dice che qua sarebbe stato inquadrato il cioè, podcast. Gli, a, gli avevo detto, ho detto in questa scena dobbiamo comparire noi, <ride> tipo così. Qua di dietro. Perché noi... Saremmo dovuti apparire in questo videoclip. L'ho detto mentre dormivi. Ma. Quando l'hai detto? <ride> Ma Quando l'hai detto? Guarda, che non è stato detto. Ah, no, non è stato detto, ok. <ride> detto. Vabbè, no, racconta, racconta. Allora, diciamo, avevo... torniamo indietro. Io no, no, la no. storia Facciamo che tipo... non sono riuscito ad andare perché avevo il COVID. Ma diciamolo, eravamo No, lì. cosa fai? No, no, come basta, ah. top si pare. Che è meglio, <ride> ok, Poi e direi che così è molto Avevo il covid quel fare. giorno, avevo il covid quel giorno e non siamo andati. Ah, è vero, Giusto. vero. e adesso ti posto? Adesso sì, si sì, so guarito subito dopo Ho offerto tanto l'animo si ormai l'ha tinto Ti racconto di me, tranquillo che non fingo Dimmi tu se questa è normalità Una parola, uno sguardo, non so quanto male fa Non credevo in me stesso un paio d'anni fa Adesso sì, se il nome è questo è che si che fa sta cambiando il beat cos'è la trasformazione con il corretto un requi il corretto che dice Joker sì, sì, sì. l'avrebbe avrebbe dovuto tipo mettere tutti quanti tipo sulla chiesa no visto tutti quanti sì. tipo, tipo, il classico sì. no? tutti <ride> con lui là tipo, tipo dio don vito no che sì. là così. Sì. Sarebbe, sarebbe stato bello 17, giochi, giochi. Ora ti spiego perché ho fatto tutto da me Lo studio ho fatto da me, ho tirato su le maniche Mi sono dato da fare, non rispondo al cellulare Tu non dirmi cosa fare, sei solo bravo a parlare Sia sparare frate, meglio che tarare Timo, perché ridi? <ride> che c'è? Trovo, trovo tutto ciò incredibilmente comico <ride> Che devo fare? Vabbè, un complimento Sì, no, no, mi intrattiene, lo trovo esilarante quindi, Prendi, maniche, no. Comunque, dai, diamo, diamo a maniche? Cesare quel che è di Cesare. Ha comunque. detto maniche, ah, <ride> le maniche, no, maniche. No, ragazzi. Diamo eh, a Cesare quel che è di Cesare. Parliamo molto seriamente. È una merda, non ha detto questo. No, Ma scherzo. No. No, scherzo, Allora, no, 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 mo no. Far no questa, era, questa era la cazzatina di Mr. Flame. E voglio mm. far il di discorso serio. Mm mo non guardiamo che è Joker a parte che è migliorato dal pezzo M eh, ma io non, io non lo vedo così basso rispetto ai livelli di molti della scena Bravo, ma eh, chiaro. Bravo, lui purtroppo una cosa. è scammato dal fatto che sia Joker e quindi molti hanno il M eh, Joker ma io conosco persone che stanno sotto contratto con l'Universal che sono più scadenti devo dire una cosa sicuramente ci sono delle cazzate tipo vabbè, gli accenti, quello che vuoi questo fluo un po' strano però Effettivamente io pensavo sta cosa quando me la fece sentire per la prima volta. Che noi abbiamo la percezione del gioco che conosciamo, quindi ci pare un po' comica, come diceva anche Simone, un po' cringe. Però se va a vedere, cioè tutti i testi sono così, eh. Solo perché magari non conosciamo poi dovrei il personaggio o hanno un altro personaggio. Io anche se vedessi uno sconosciuto lo dovrei Però che ne so, esilarante. se senti uno che dice ste cappellate. No, me come tutti i trapper, sei... no ma fa il quando ma visto tritto. che è passato dal mood iniziale a questo incazzato. Tutto, tutto in Sì, Però è quello fatto che tutti E mi fa ridere, non è prodotta neanche male. Vabbè, ragazzi, possiamo, io parlo la chat, possiamo sì, indagare sui gusti fino a dopo domani. Quindi ci sta. Che alcuni può piacere, altri no, per altri una merda, per altri è carina. Però è fattuale il fatto che è scammato per, per, perché è gioca. Perché eh sì, se il pezzo così usciva da un altro trapper con una, cre con una credibilità media, sarebbe stato percepito meglio. Sì, e questo lo questo dico non, non sapendo come è stato percepito, perché non ho visto né like nei dislike né, dislike, né commenti. Sì, ma li vediamo. Vabbè. Non è male. Il prodotto in sé non è male. Cioè sì, ah, Pure il videoclip. Eh... Niente male. È ben fatto tutto. Sì, sì, sì benissimo che fratello si non comprendi adesso quando giro sai che ho mille assistenti tu paghetta da mamma io che giro sti stipendi Cugis in giro non stop i vedi sono al top palestra, e vite e donne sono in top ti presento la mia squadra palestra, vite e donne una spana dai un po' sotto a tocca non torna a casa c'è tua mamma che, che cazzo era palestra, <ride> palestra vite e donne però vabbè dai vabbè vabbè perché quando ha detto c'ho mille assistenti Simone ha annuito <ride> Ho nuito sì, con un sì, mano di sì. giorno tra... dopo. <ride> Gli assistenti Alexa non conta. Però, no, oddio, mi immagino la ragazza che nel frattempo tipo lo curca durante giusto. questa strofa. Però... Ma poi qua hanno preso un Chad per eccellenza. Ma chi è questo uomo? Questa, che barba, oh. Questo è quello dei meme. <ride> dei, meme dei meme. Dei <ride> meme. Quello grigio. che <ride> sta qua meme così. è, è lui. Sembra il cosplayer di de quello del Saint-Tro, de Saint non, 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 non mi viene il nome. Va' bendito, C'è tua mamma che si tocca! Noooo! C'è tua mamma che si tocca, c'è! Ti spiego quello come va la storia vera, giuro tutta verità. Ah. Se hai problemi, contatta, scrivimi su Instagram. Contattata. Sono pronta a... Se hai problemi, no. contattà. Se hai problemi, contatta. No, no, no. no, 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 no. Dai, Zii. Dire, Secondo me, qua è, è velata. Contatta. Eh certo. sì. Se contatta. Nel esatto. senso che ti fa proprio ta ta, ta 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 Che eh, Fa un bucio di culo. così No, che... oh, no, vabbè. Questa era la lezione ta, su come beh, utilizzare bello, in maniera impropria eh. gli accenti. Io adoro vedere sti video e guardare negli occhi <ride> le persone. Quando dicono queste cose, no. Tipo degli attori del cantante e scorgere quei brevi momenti in cui non ci credono nemmeno tipo loro. Adesso <ride> no, mo' ci crede, qua ci crede. Sì, sì. Ma come hai detto te, quell'attore c'è cioè, nemmeno. No, lì no, sta... no. A volte anche chi ci crede di più ha quei momenti in sì. cui mi guarda, cioè ti... che guarda l'obiettivo lo... e rivela la sua anima. È vero la, 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 gimmick. la, la gimmick cade. Bello studio, devo dire. Alla guerra ci si becca, si rambla, Io faccio tremare a terra e tu non hai abilità. Ci vedi tutti insieme, noi esercito blindato. c'è no KR, tu roba del mercato. Io sono originale, sa che nessuno ha copiato. Tu mettiti a cuccia che adesso il king è tornato. Sono pronto a questo gioco, fratello arriva al sodo. Guarda adesso come godo. Questo è il gioco fratello riconosci il logo. Questo è il gioco fratello riconosci il logo. Piero. Ah. Guarda, è la partita che sembrava sure. una cosa un po' più introspettiva, che, che vuole sto stronzo? Comunque sembra Joker in chat, Joker se vuoi entrare su Discord eh. ci facciamo due chiacchiere, dai lo, Ora aspetto per dire sta. quello che stavo dicendo, se entra ne, 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 lo dico Se vuoi lo apriamo Discord, punto esclamativo Discord, entra dentro, ti buttiamo in live Entri dentro e mentre aspettiamo che entri giochi oppure no? Perché poi se no ci scambiamo oh, le beh, considerazioni Dio. finali. Io le farei sì. Entra però, intanto magari no, mentre aspettiamo, diciamo, andare. diciamo, ah sì, mi sa che entra. Ha scritto punto esclamativo Discord giochi in chat. Quindi Top. basta che entri, entri in una stanza, qualsiasi, magari ce la, ce la scrivi su WhatsApp e... e ti buttiamo subito. Considerazioni: il prodotto è ben fatto, sì. è ben confezionato. A livello tecnico un buon otto e mezzo Intendi proprio sia videoclip che... Videoclip che musica, tutto Ok e Poi nel merito artistico non ci vorrei entrare troppo Perché ci vorrebbero vari ascolti, un approfondimento Io oh dico beh. a prima impatto, ecco. Diciamo prima parte con tema bullismo Tema un po' più serio e poi vai in ecotrip Cambiando anche il flow Sta. non è un flow particolarmente accattivante, però ci sta, ci sta. Dai. Io volevo parlare soprattutto per l'appunto del cambio, perché la partita è in un modo un po' più eh introspettivo sì. intro intro sì. e sapendo la storia sua sul web c'estava, ma aspettavo maggiori riflessioni, sta... spunti, magari mm. sui stati d'animo eccetera, che non è dovuto, eh, non è che sta schifo. Dici poi è tornato un po' al parte. boom baby. Poi è diventato troppo egocentrico il pezzo, no? mm -hmm. che è proprio il classicone della maggior parte dei pezzi rap, hip hop, quello che, quello che volete, ma che io, francamente, non, ah, non, non lo vedo molto bene a gioco. Sta aprendo disco: mm, Posso sta dire. non no, perché... per colpa sua, ma per colpa dell'immagine che si è creata. Diciamo una cosa così di autocelebrazione, ah, pure per l'immagine che vista si è creata cal lui, eh? cal 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 calzante, capito? pure per l'immagine che ha creato lui di se stesso alla fine. Arriviamo, Joker è sempre stato un personaggio alla fine goliardico, no? Ah, in stanza live, là allora ce l'hanno già spostato, questa Grazie è una cosa Mod. meravigliosa. Uè. eccoci. Dottore? Dottore? Aspetta, mi senti bene? Sì. sì. Ah, belli. Bella, devi che attiva la web, bro. Grazie Intel. Eh, perché sto pure io live. <ride> attiva ah, la web. No, ah, ah eh, vabbè Ah, cioè stesso greve. un problema nostro. Vabbè, vabbè. Eh, sì, sì non so se hai oh grazie grazie, grazie. oh mio ZF, dio Zedef non, non, non so chi tu sia Zedef non... ma chi è questo ma grazie, oh, mille Filippo, il... grazie. <ride> oh, scherzo grazie Petez. grazie mille ma prima ho visto la clip troppo bella cioè ci cioè, stava chiara che

a di proprio sì. Grazie, ancora Fedez eh, per il ride sì, di, infatti, disumano, è di 15.000 Un ride, un ride uh, apocalittico che ci alzerà la media, oh my God. Allora, allora, un attimo che disattivo sì, la web Sì, sì, sono arrivati web? nel momento migliore, devo dire, sì, di questa puntata sì. Noi, esatto. questa sera <ride> Stavo Arrivo, allora, per... mentre intanto si eh. istemi la web Non so se hai sentito le considerazioni che abbiamo fatto al pezzo Oh, oh ma è proprio mezzo... una merda! Ma che canzone hai fatto? Ma che oh, canzone dai. hai fatto? Cioè, io sto proprio... Sto, sto impazzendo da quello che ho sentito! <ride> Ma io devo mettere mai addosso. No, me. no, 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 Simo, no. che cazzo dici? Oh, <ride> io mi dissocio, prendo le dovute distanze. Eh, no, mi dissocio, una... mi dissocio, mi dissocio. No, mi dissocio. Ho messo la web comunque. Eh. Sì, ah, ecco. però senti se, una cosa, che ne pensi degli assorbenti a 20 centesimi? Io metterei a 18, sarebbe forse meglio. Più, più speed. Ah, me, eh, vedete? Sì, sì, sì vediamo, vediamo, ecco, perfettamente, come ti senti dopo <ride> questa canzone, eh, insomma, questo, il, il successo della critica? Ma guarda, ma te dica la verità, là, nel senso, io ho mezzo, c'è intrasentito, perché sono entrato quando voi stavate sentendo la seconda parte okay. della canzone, quindi non ho sentito dall'inizio, ma ci sta, c'è nel senso... Uno è, ovviamente deve giudicare. Io sono cioè, preferisco più la sincerità che uno che dice no, è una bellissima canzone e poi invece gli fa cagà e quindi apprezzo più uno che dice guarda, sinceramente non mi è piaciuto lo stacco di canzoni non mi è piaciuta la prima parte, la seconda perché poi io volevo fare una cosa differente. Cioè, All'inizio volevo parlare di, di quello che io ho subito del bullismo e cose varie, un po' l'argomento bullismo, ma poi da questo ho voluto trarre una cosa che non volevo continuare la cosa monotona del bullismo, ma è da quello che mi è successo. Not Diciamo, tratto forza, e ho voluto rispondere uh -huh, a sì, coloro sì. che bullizzavano. Capito? Come? Sì, c'è cioè, stata una cosa un po' più. Detto, di diciamo, sei partito con quello, poi Sì, hai, sì forse rappresentato... qualcuno prepari che continuavo. Hai rappresentato un po' l'ascesa, poi c'è una presa La di viventi alla fine, una presa di coscienza. È brava. Una cosa più che altro mia. Poi ci sta il fatto che uno mi ha detto anche che era meglio che io continuassi a parlare proprio del bullismo, cose varie. Ma visto è un argomento già molto delicato, il fatto del il bullismo. Non è che mi potevo mettere a fare una canzone dedicata tutto solamente a quello, io volevo parlare di una cosa mia personale. Cioè, non è Poi, che parlare. Io ti volevo chiedere, no, ma quando alla fine fai la faccia arrabbiata? Cioè, tu non sei arrabbiato, da veramente. Cattivo. Eh, non sei arrabbiato veramente, però ti fare la faccia quella... arrabbiata, no? scena, a che, pensi, scena no. eh, a che pensi per fare la faccia da ego trip Io, no, mi viene in automatica. Divento ah. cattivo automaticamente, capito? <ride> Ho capito. Ma, ma invece ma... una domanda: il momento in cui è il coro Joker, la. Sì. Cosa volevi rappresentare? Cioè, tipo, mi sono immaginato, no? Mm, quello che hai descritto prima, quindi bullismo, poi ascesa, no? sale il coro, Joker, Joker e poi c'è la manifestazione del Joker finale che vince, diciamo, Perché, tutte, allora, quelle, praticamente... tutte quelle paure e diventa un golem. Bravo. Allora, oh, praticamente ma... quello che volevo trasmettere anche tramite Time del beat eh, che mi ha fatto col, che ho fatto col produttore, quelle cose che sono state messe lì. Uh, diciamo quei tipi di cori, ok. I eh, cori uh, chi li ha messi e perché? A me piacciono. Eh no, vorrei, vorrei sono, stati, sono, stati inseriti, sono stati inseriti perché, tipo, se vuole rappresentare un qualcosa, tipo. Uh, io parlo di me adesso che tramite YouTube comunque ho fatto il mio percorso, eccetera, eccetera. Tipo, se è un incoraggiamento, diciamo, capito. Tipo, è stata una cosa che incoraggiava a me come persona a non arrendermi, ok. Per quanto riguarda sul bullismo, a non dare peso al bullismo, e quindi era tipo se fosse un'acclamazione, uh -huh. capito? Io come persona, ma è una cosa ti ripeto: tutto quanto a mia persona non è che mi sono messo a parlare di cose in generale uh, degli altri, perché ognuno soffre purtroppo bullismo in maniera totalmente differente e lo affronta in maniera differente. Ma quale anche se io sono la, stato un pessimo, anche rapporti, se io sono stato stronzo, cose varie in passato, sbaglio tante cose perché io non è che sono un Santarello, eh, però comunque ad oggi. Ad oggi posso dire che comunque sto imparando su tanti miei errori che ho fatto. Ma qual è stata la tua forza che ti ha permesso di mh, lasciarti le spalle del passato e arrivare dove sei? Forse un po' o il ne cioè nel senso mh, non ho voluto dare troppo peso. Allora perché io sai che c'è, cioè, il discorso è questo, forse anche dalle persone che ci ho avuto vicino. La mia famiglia in primis, ok? Che comunque io sto dicendo sempre eh, lascia perdere qua e là perché purtroppo c'è anche chi non ha una famiglia unita quindi... Succedono cose anche brutte, no? Per quanto riguarda il bullismo, però non lo so. È stata una cosa più che altro di testa, forse lo spalleggiarmi anche con mio fratello perché comunque ne abbiamo sofferto insieme. Chi in un modo, chi in un altro, l'abbiamo affrontato pure in altre cose. Io mi sono fatto sempre un po' forza dicendo: cioè, non mi interessa, non, ho, non mi sono messo mai a fa botte con nessuno perché mi ha mai fregato niente. La violenza, bla bla bla. E quindi diciamo un po'. Forse se me ne freghista. Non lo so, mm, non è stato facile, ma è stato questo qua. Anzi, ero io che davo spalla a mio fratello, perché lui non ha sofferto molto più di me in maniera più diretta. Ti volevo fare un'altra domanda. Eh, solitamente in queste storie no, di bullismo, c'è sempre un momento che uno si ricorda particolarmente. C è proprio un momento in cui hai toccato l'apice della sofferenza. Diciamo così. Tu ce l'hai un momento preciso che hanno fatto purtroppo... qualcosa che ancora ricordi allora, purtroppo ne ho tantissimi da dei ricordi poi, grazie. purtroppo di questa cosa perché grazie perché ne ho tantissimi dei de, de ricordi e diciamo quello che più mi ha fatto male è stata a scuola quando io ho fatto alberghiero e avevo scelto non cucina perché già più o meno sapevo cucinare quindi non mi interessava ho voluto fare, provare a fare cameriere e barista per imparare un altro mestiere e stavo in sala a fare i cappuccini, roba così, ti stavano insegnando i professori, e il professore mi, 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 fece, cioè mi disse questa cosa che mi ha fatto un sacco male, io lì infatti sono rimasto male e mi ero quasi appiccicato, cioè ma poi sono speso purtroppo, e, perché mi disse davanti a tutta, la, erano tre classi, erano tre sezioni, e mi disse tipo un insulto su, mi fa ok tu una volta che hai fatto il cappuccino non tobbe perché già quanto cazzo, quanto cazzo sei grasso, se te bevi un altro cappuccino strabocchiamo Sergeva ha detto. Che... E, e questo era un professore e lì comunque lì per lì io ho fatto un po' finta di niente però sta cosa mi ha, ha fatto talmente male mi ma do fastidio comunque davanti a tutti cioè comunque se sei un professore ti si dà tu lezioni certo. a, ai giovani invece è successo così poi io in quel momento reagisco molto male e infatti purtroppo ho messo da una parte le mani addosso al professore ma non sospeso perché là mi sono proprio cioè non so mi è partita proprio come si dice la vena no? Uh -huh. Eh, ti, senti, ti senti preso per il culo da una persona che dovrebbe... Eh, davanti a tre cose. No, ma, ma mo, che, che erano tre classi, o che fosse stata anche solo una persona. Cioè enti, certo. Già ah, per tutto quello che comunque uno possa, può passare tutti i giorni eh, con persone che comunque ti offendono, cose ci cioè, si mette pure una persona adulta, ci rimane ancora peggio. capito come... Down che da ragazzo. Comunque, è stato fastidio. Stavo notando il tuo studio, è una figata. Specie lì, le scritte che si muovono, ma è bello come hai acchittato. Lo studio, eh, <ride> grazie. Perché? No, ma perché poi qua. Vabbè, poi. Anzi, poi, un giorno, poi mi vedrò, ospiti sul mio canale, ah, ah, ve lo faccio vedere. volentieri. Eh, no, voglia. O comunque, si muove. No, comunque a parte scherzi. Cioè, nel senso, io ho appresso, appresso anche il discorso. Di de quello che hai detto della canzone. Cioè, alla fine ci sta, perché ognuno ha il suo parere personale, cioè, può piacere come non può piacere, ma io, io non mi ho metto detto in che era, perché... ho cose... Aspetta, io non ho detto che mi ha fatto schifo, eh. anzi, è fatta molto No, bene. no, 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 no. Ma ci sta cioè, ci sta il discorso, perché, comunque, uno a me quello che mi dà fastidio è questo: che uno dice: no, perché se no, youtuber non può fare canzoni. Ma, cioè, io la vedo in maniera totalmente sbagliata. Perché, se uno gli piace farlo, e lo fai anche abbastanza bene, perché io mi reputo che lo faccio abbastanza bene, comunque. Ci impiego molto tempo e ci investo anche dei soldi per fare queste canzoni, non è che ci investo niente? Mm. Che alla fine, comunque il video, di lo o paghi o quell'altra cosa che paghi. Che eh. poi uno non gli possa piacere, diciamo, il, la canzone ci assappa, a morte di Dio, Vabbè, non mi interessa. Certo. È Però, tanto è questo... come sarà di pure voi, il discorso è questo. Che tanto ormai, purtroppo mi sono auto-creato in passato mh, diciamo un, una faccia, una maschera che non mi appartiene, dove la gente adesso, tuttora, purtroppo in tante occasioni, mi, sì. mi odiano. Mm -hmm. diciamo, mi, mi vengono contro perché io comunque ho riconosciuto che ho sbagliato in passato, eh, per amore di Dio quando mi attaccavo con i fan o rispondevo male live, mi manavano a fanculo, cioè per amore di Dio io ho sbagliato Sì ma l'hai detto, detto pure Sei pure un qua. meme vivente Ma quello sono meme, vabbè, ma sti casi c'è cioè, il senso famosi tu risata, all'inizio eh, me ce ma la ma prendevo te ricordi io avevo pure dei scherzi con, con Marra non è che me la nascondo a Dio, l ho visto che avevo risposto malissimo mi sono volonciato, ho fatto peggio cose, perché Ero preso in una situazione abbastanza delicata. Sia a livello mio mentale perché non stavo benissimo, e, e sia perché poi tutto quello che vedevo contro di me era tutto un insulto, tutta un'offesa, tutta una, una cosa cattiva nei miei confronti. Uh -huh. Capito? Chiaro. E quindi rispondevo Chiaro. male. Chiaro. Io, infatti, okay, volevo parlare però... di questo: del fatto non so se hai sentito prima, che il pezzo, comunque, c'è Pove la nomina no... che c'è Pove perché l'hai fatto tu. Se lo stesso pezzo magari lo faceva il trapper di de... turno. Con le stesse skills sarebbe stato visto in, in maniera diversa io Guarda, sì. non sapendo come è stato visto, ragione perché ancora non ho letto i commenti né niente. Guarda, ti do ragione perché, cioè nel senso, ormai tanto la, le persone automaticamente. Io l'ho visto anche quando ho messo il video in Premier che lo volevo mandare in onda tutto quanto. Hanno ormai eh, mi hanno ormai targhetato come, eh, come dire? La, la, parte, la parte brutta ok del web quindi automaticamente entrano, mettono dislike, offendono e cominciano a dire cazzate che neanche hanno visto il video, non hanno visto neanche niente, quindi non è che danno un parere personale perché, ripeto, ci può stare, vedi, non ti piace metti dislike, mi dai un, mi scrivi una critica, mi dici perché non ti piace, cosa non ti è piaciuto e te ne vai e quello l'accetto, eh. ma se tu devi neanche il tempo di vedere un video o comunque entri là, lasci dislike, mi, mi offendi che poi non ha senso cioè per me sei, sei una persona inutile, capito, cioè sei un, per me non sei nulla è il pregiudizio. Che non mi, da, non mi sta da un motivo. Mi sta solamente. Ormai, ormai fa parte di quella massa che viene, mi insulta e, e rompe le palle. cioè, non, non c'ha senso, capisci? Sì, ma però stai parlando, diciamo, del demone che affligge la maggior parte dei creator Come nel nostro caso, magari, di chi non ha visto neanche mezza live, però pensa che siamo delle persone di un certo tipo, senza... Quindi te posso capire molto bene. Però bisogna, no, bisogna sì, anche sì, di... che è, ma anche dire che tra tutti i creator che io so eh, sono passati o stanno passando eh, in quello che stai passando tu tu sei quello che sta reagendo meglio devo dire ma sai perché sto reagendo meglio sembra una cazzata hai visto io da voi ci ho messo comunque un anno a venire da voi sì. ricordi cioè ci ho messo un anno a venire così a voi non è che è passato molto tempo perché io ho detto se io ci vado in queste condizioni come sto io mentalmente non riesco ad affrontare dei, dei discorsi anche se mi stanno dando delle critiche o mi stanno facendo delle critiche costruttive ok. Quindi potevo rischiare di passare per quello che non sono, ok? perché io in realtà sono passato per mia colpa, perché vi ripeto, non, è, non, lo, non lo metto in dubbio: sono passato per quella persona che realmente non è, uh -huh. ok? e quindi mi sono purtroppo messo contro una bella parte di community e me ne rendo conto. Però ho detto dentro di me ho detto. A me quello che faccio piace, nel senso, mi vuoi seguire mi segui, se non mi vuoi seguire non mi segui, non mi interessa. E quindi ho detto: Sti cavoli, cioè, io vado avanti per la mia strada, ho cercato un attimino di calmarmi se si può dire così, cioè di, di calmarmi da solo. Mette un attimo, cioè, sono sei giorni che non ho fatto né video né live né niente, perché ho detto fammi ferma un attimo perché sono o esplodo e combino altri casini o mi fermo un attimino e penso a quello che devo fare. Quindi non ho fatto niente, ma io poi ho parlato anche a mio fratello perché comunque lui, lui è la mia spalla, cioè nel senso noi parliamo molto. Gli chiedo molti consigli perché comunque lui è più esperto di me su queste cose. Quindi ho chiesto anche dei consigli. Ne abbiamo parlato, lui mi ha detto: fermati un attimino, pensa bene a quello che ti fa e fai quello che ti fa, non dare retta a nessuno. Punto e basta. Mi sono messo là e sto andando avanti così. cioè C'è sta chi viene che critica, cose varie io, panno, o comunque cancello il commento e basta. Non gli do più peso come prima, yeah, non gli do yeah, importanza, yeah. Basta, faccio quello che mi piace e basta, senza... non do manco più peso ai numeri, cioè io adesso faccio i video su YouTube solo quando ne ho voglia, non ma sto caricando più due video al giorno. Un totale cambio di approccio, eh, ma da tante cose, io ricordo che tu eri molto attaccato anche a questa cosa, no, dei numeri. I, te io scelgo... caricavo due video al giorno, eh, sì eh, sì, due video al giorno e video, se scendevo sotto con le... Con video anche un po' autoindulgenti, no, che colpevolizzavano la community quando magari anche tu facevi dei contenuti un in po' del cazzo, invece poi hai capito? e eh, no, no, ha cambiato sì. tanto la tendenza. Secondo me, una parte del pubblico. Sta cosa l'ha apprezzata. Poi non so. Adesso magari su Twitch c'è cioè quelli più affezionati: sono più tranquilli. Mm, dimmi anche guarda, se, sì, cambiato, al di là dei che se è cambiato I coglioni che rimangono col pregiudizio. però secondo me è migliorata la cosa. Ma guarda, io ti dico la sincerità: ti dico la sincerità, per mio, nel senso che mh, molto sinceramente, ovviamente, uno viene visto, dice, diciamo, c'è un canale di quasi 2 milioni e comunque che ne so, fai 200-400 spettatori su Twitch. Prima ti posso dire che è una cosa che mi dava molto fastidio, ma non perché che, per chissà per cosa, è che dico perché ho detto, sai, che c'è? Siamo un 2,300, 300 100 quanti siamo? Me frega un cavolo, cioè lo faccio per quelli che stanno qui a guardarmi e che realmente mi vanno bene, certo. capito? E quindi non mi interessa più, non è che devo dire no, voglio avere forse 1000 spettatori, 10.000, me ne frega un cavolo. C'è cioè, chi viene, saprai, so, qua. la conversione è difficile, cioè la conversione da YouTube a Twitch è difficile. Per molti è stata veramente tragica, quindi secondo me uno deve partire da una base come nel tuo caso, no? anche dalla nostra, da una base che può essere piccola e poi lavorare su Twitch, quindi prendere quel pubblico e poi in seguito magari anche altri del tuo canale, se il contenuto che fai è valido, arriveranno. Esatto, ma io infatti è per quello che ho voluto anche splittare le cose, cioè io prima facevo video, due video al giorno e live su YouTube tutti i giorni. Visto che poi ho detto, mi sono messo, cioè, ho questa situazione, voglio cambiare piattaforma, anche se io già ci stavo da tempo su Twitch, mi eh, hanno tolto la partner perché streamavo su YouTube, bla, bla bla, ho detto voglio tornare, ma torno e rimango lì, anche se siamo 100, non me frega niente, capisci? Ho detto voglio cambiare completamente come me, perché secondo me Twitch e YouTube hanno due cose completamente opposte. Cioè su Twitch secondo me ti segue veramente proprio chi ti vuole seguire e basta, cioè su YouTube c'è un po' più tutta la merda che c'è tu sul canale. Sì, ok, sì, in, in certo questo momento passa più... magari, passa, lascia il commento e esce su Twitch, eh, è diverso. Cioè, è, di è diverso, bravo, quindi voglio crearmi un'altra community. Sono lì per te, cioè su, su YouTube magari ah. puoi fare dei contenuti un po' mainstream, no? contenuto classico che se è virale in quel momento se lo vedono in tanti se non è virale in meno no, su ma... Twitch ti segue chi te segue, ti segui ma poi su seguire. Youtube c'è una seguo, cosa esatto. diversa basta vedere le an an analytics di qualsiasi canale c'ha sempre una parte disumana di views di gente che non è iscritta cosa che non è iscritta sì, oh, yeah. quindi è proprio un sito diverso io tornerei un attimo alla canzone e parlerei del di sì. Man nella stanza insomma, no? senza ignorarlo del, Del pachiderma eh, nella stanza. Come com 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 era? Com com era? Com com era il detto? Il detto era il pachiderma stanza, elefante nella stanza. E eh. parlerei, rispondiamo per la canzone all'accusa di plagio. Greve addirittura, <ride> quale accusa di plagio? <ride> no, guarda, prego, prego. Cosa sono queste accuse? Dimmi, dimmi, sono curioso. Beh, la cosa Joker è un chiaro plagio a Rubino. Vabbè. Okay. <ride> <ride> io io l'ho notata, sta cosa. No. Eh. ma non vorrei metterti in difficoltà, ma è una cosa... Sì, ma non noi, non noi ti ringraziamo. E... Grazie. Oh, bello. Bello il cane. Bello. Beh, ragazzi, bello. a me... Eh, grazie, sì. Sta a capito? Sta a rompere le scatole. E... No, io pure vi ringrazio. Vi ripeto, mi ha fatto piacere sentirvi... Eh, senti quello che dovete dirmi su sta cosa? Poi, sicuramente vedo un altro spoiler. Ci sarà pure la terza canzone, quindi mi subirete no. ancora, tranquillo, dai. dai, oh, okay, a, dai. ai Boscar. <ride> vieni, si sì. eh? Hai Boscar, COVID permettendo, io sì. presentissimo dai, presentissimo, dai, dai, a Roma o Milano. Poi... Giuro, quindi reta che ci sarò, digli pure a Mirko. che fa troppo per prezioso devenire. Cerbero podcast mio fratello. Che pure con me è prezioso. Sto stronzo, che fa fare. Non abbiamo mai intervistato. Sarebbe un onore. Io lo, però io, riferisco, io Dai, lo riferisco. Bene, Dai. Ciao, bello, grazie un abbraccio. Mille. Ciao, ciao, ciao belli, buonasera. Ciao, ragazzi. Olè. possiamo tornare alle nostre cazzatine Sì. allora, innanzitutto, direi: per, per, per cambiare, proprio mood, sono Dai Neri. Nata dalla tempesta. Io mi I sto. vostri padroni vi hanno mentito su di me oh, O me. forse non vi hanno detto niente Non importa bellissimo. Non ho niente da dire a loro Parlo solo a voi Prima sono andata ad Astapor E coloro che ad Astapor erano schiavi Ora sono dietro di me oh, liberi Poi sono è andata a Yunkai grigio. E coloro che a Yunkai erano schiavi Ora sono dietro di me liberi Ora sono Pozze. venuta a Meirin Game of Thrones è sono vostra Il nemico è dietro di voi, il nemico rapisce e uccide i vostri figli. Il nemico vi offre solo catene, dolore e ordini. Io non vi porto degli ordini, vi porto una scelta che darò a Giorgia ciò che meritano. Bellissimo, molto toccante. Molto toccante. Ho sentito proprio tutto. No, un... no! no! Oddio, mi diste a casè? Pinocchio. Pinocchio, non. Vabbè, non. Pinocchio, allora, non... aspetta. Qua bisogna super contestare. Questo qui era. Ma se non ride. Questo qui era un fumetto. No. Che durante. Uè, grazie, benedetta. Perdono. 25 abbonamenti. Grazie mille. Eh, come non Questo è un fumetto che durante gli anni venti, cioè durante il ventennio, scusate, mettevano. Infilavano dentro i fumetti di topolino. Vabbè, la per propaganda. Per fare propaganda certo. ai bambini. Ed è una cosa schifosa e riprovevole, ovviamente. Ricorda l'uomo del labirinto che ho visto ieri col fumetto mezzo. a non voglio spoiler. Diciamo ha assunto una connotazione grottesca. Ed è per Beh, questo che. Chiaro. Penso che a livello storico sia un contenuto anche valido. Sì. E niente, c'erano. E qua vede, si vede Pinocchio che con l'olio di ricino uh, lo dà ad, ad un, un, e. Uno, una persona. No, rossa anche, non si può rossa, ma anche sì, eh, ha dei eh, tratti, eh, non ha barba, ehm. le scarpe a punta. Quindi, possiamo dire: sì, È una persona ebrea, sì, diciamo a quello stereotipo lì, eh, che satanico anche. Sembra quindi una cosa orribile. Una cosa orribile, sì. Ah, vabbè, questi sono eh? che è questo? Eh, chi è la signora? Ah, sì, è, um, Scusate, ma l'account di Boldi, che penso sia l'account più cringe del 2000. Silenzio, si gira e quando si gira, si gira. Ah, okay. ma, ma questa è ma una no. cosa no, ma analizziamolo bene Manco tagliato anche eh. male cioè. sì, sì. non so se voi avete mai visto mm. le recensioni che faceva Massimo Boldi alle Escort no, che per so fortuna publiche, no eh. sono so pubbliche? Eh. No. però che toccherebbe trovarle quindi no, adesso non, eh. non ci mettiamo a, a cercare ammetto che, che, che lo seguo ricerca. da pochi giorni su Instagram ed è qualcosa di grottesco oltre ogni umana non lo so, concezione veramente. Tra lui e De Sica, proprio siamo all'apoteosi del boomerismo. Io mi sono tagliato sul poste che ha fatto il Corlazzo, le persone che avevano votato, quanto erano tipo 11? Si, sì, Oddio, no? sì, 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 sì. <ride> allora qua è scritto sì, Buon Natale sì, dalla no. polizia locale di Sirmione. Ok, ma cos'è? Sirmione? Dove si trova? Anche a palla, sì, Appla necessaria sì, sì. ad Age sì, il <ride> fermo come stavi a di te, come si chiamano le, guardie, le Ma secondo me si se sta a cagare in mano, perché diciamo, una folata vento mi spazza via e finisco nell'oceano. <ride> ora arrivano anche altri personaggi. <ride> ma, <ride> ma <ride> perché c'è la <'ha> manina? <ride> perché c'è la sul gluteo? Non mi piace molto sta cosa. Ma come sta eh. un po'. Sto... Ortignacolo come è una come, cosa come direbbe Simone. Che, vabbè, lasciamo stare. Ma come mai? No, no, vabbè. Il okay, senso, ok. Ho detto dai. No, vabbè. Mi ricordo un po'. No, no, no. Ehi, no, hey, ho detto hey. Una cosa militare eh, che sì, non, militare. non è tipica della polizia. Militare, militare. de demo, la riprendi. Top Gm, no, la riprende. No, stop. Secondo sì, me no. la faccia adesso sto dicendo. Scuro. Guarda, guarda che sacco che... Screen screen: no. Questa l'acqua sta. Camminava sull'acqua apposta. messo in green screen. Hai visto che stava su, sopra la... il livello dell'acqua. Posso dire una cazzatina? L'inno mm. di Mameli, specie durante il crescendo, è un ottimo esempio di composizione modale i Modà comunque non erano malici. No, no, ancora sono vivi, cioè nel senso. Sì, non musicalmente però. <ride> non eh. è l'anima. Hanno <ride> venduto l'anima RDS. No, no fa, sì, fanno altre attività rispettabilissime comunque. Vabbè, no, basta con le due cazzatine. No, ora qualcuno sta di bravo, quindi eh c'è no, qualcuno che... mi piacciono queste Beh. spiegazioni eh. da ignorante musicale quale sono. Ma andiamo avanti perché c'è un'altra cosa importantissima oggi. Io ho capito ogni parola. Una streamer bannata per un motivo abbastanza greve, Ma potremmo mai. dire, eh, no, questo è il primo link, infatti. Io ci avrei fatto, vi giuro, una live a parte perché rimango veramente scandalizzato da questo. Allora, noi il video non lo possiamo far vedere per ovvi motivi. Io l'ho fatto vedere. No, no, è una strana foto, in realtà, questa è, è un'illusione ottica. Ci sono tre angurie in, in questa foto. Io il video l'ho fatto vedere <ride> <ride> ai. <ride> l'ho fatto vedere. Ai miei colleghi qua, prima di iniziare la live, perché ci stiamo in interrogando sulla parola che sta nell'articolo accidentally. Mm. Allora, accidentally. Sì, leggiamo l'articolo, anzi lo leggerà Simone perché è l'unico non-English ah, piccolissimo. Però, qua dicono accidentale adesso allarghiamo le ste anguglie. io nel video ho visto una messa a pecora con il sedere <ride> verso la camera sì. con la mutanda completamente spostata che con le manine sì. si apriva eh sì, infatti, senza no, mimare spiegiamo. eccessivamente Quindi, involontario non si è capito dove spieghiamo bene sta girando mm. lo screen di questa streamer che in una sua live ha fatto vedere la sua vagina sì. nuda ed allora. e spalancata davanti al, all'obiettivo in primo, primo no, piano si vedevano entrambi i popoli mica bucchi, lontano stava cioè da a, a sta distanza, rega: sì, sì, sì. magic. The Gathering. A me, l'unica cosa che è venuta in mente è, per giustificare quell'accidentale. Poi leggeremo l'articolo, forse stava registrando un video per Olifans. Non lo so da OBS o una cosa simile ah. E ha fatto avviare la diretta Invece di avviare la registrazione senza layout A me è capitato per esempio una volta cioè, eh, Dovevo ma... registrare un video per il canale Però... Invece che avviare la registrazione ho fatto avviare la diretta Ma non c'è alcuna prova che confermi No no io dico l'unico modo In sì, cui si potrebbe è configurare eh, eh, è cioè l'unica cosa che mi è venuta in mente perché? Ce ne vuole perché poi inizia la gente a scrivere in chat no, ma qua che cambia... Anche perché la domanda è questa Io non la conosco Però se è una streamer Medio grande cioè, non penso che se vada a rischiare una roba del genere, io penso che o te la vai a rischiare così o è una che non gliene frega un cazzo e l'ha fatto comunque per pubblicità eh, perché è cioè, un comunque... rischio per Ban è 99%, ehm? no, no, non, il 99, ma magari non era il suo lavoro, non gliene frega un cazzo e l'ha fatto per. Per ah, pubblicizzarsi con sì. le dici tu Per altre cose ah, anche Ma boh, cioè, a prescindere è, mo è tanto io, plausibile come che ha sbagliato a cliccare su BS Mo non voglio cioè. minare il, il lavoro altrui La prima cosa che mi fa un po' a la pelle è che appena cosa del genere So tre giorni di ban Io adesso uscirei il Baobab Infatti. E sono più che convinto che il Cerbero non, non si vedrà mai più su Twitch Però per una carità, cosa... non è che voglio dire che questa ragazza non deve perdere il lavoro, non sto dire... dicendo questo, sto solamente dicendo sì. che mi sembra ci sia una leggera disparità. Di allora io leggerei l'articolo per capire, magari lo spiega, però sì. eh, da quello che ho capito io, Twitch adesso starà molto più attento all'intenzionalità e al contesto. Quindi se succede un qualcosa di uh, fuori toss, ma involontariamente Twitch dovrebbe essere molto meno severo vabbè ricordiamo che un sacco sì. di streamer sono stati bannati per cose estremamente meno gravi fatte involontariamente però magari in futuro non sarà vediamo, così comunque leggiamo magari vediamo script. se spiegano cosa vuol dire accidentalmente sì. io posso portare a avere veramente più di un ban che è avvenuto diciamo involontariamente e arrivano anche a un mese o a due settimane il fatto sì. che sia di tre giorni secondo me lo rende altamente scandaloso Cosa. Allora, Misbehaving è bannata da Twitch dopo aver fatto vedere dei contenuti eh, per fans, sbaglio no? eh, solo per i suoi fan, dei contenuti che sarebbero stati solo per i suoi fan. Uh, però, è, però, è maiuscolo, no? ah, for her fans. fans, quindi credo sia Only fans, proprio qua, no. qua dice Only fans, no, perché sopra è su... maiuscolo, vedi holy vabbè, for... only for her fans, sì, poi vabbè. qua, qua eh, spiega proprio Only okay. fans. Okay. ok, questa è la sua versione. Ma sarà anche vera, eh, per carità, cagna ribs. Per tre giorni. Eh. Ok. Eh... Vabbè. Ho letto Sim. Ti sì, dico in questi giorni sta discutendo. Bisogna chiarificare l'uso della parola Sim. Poi ci stanno un sacco di, di discussioni in atto. Mm. Comunque, mm. la streamer. Il caso di questa streamer è molto chiaro. Non, non solo perché è stata bannata, ma perché se l'è meritato vabbè. Ok. Mm. E. Lei c'ha un OnlyFans, un sito che spiega vabbè, quello che sì, è. Vabbè, si sospetta tutti. che Miss Be, uh, Behaven, Behaven sia andata live per sbaglio su Twitch e si sospetta che okay, no. lei sia andata no. in live no. per sbaglio. Per registrare Twitch. un video. Infatti, è la cosa che mi era venuta in mente a me perché è l'unica eh. giustificazione essenziale sì, no, certo. invece di registrare un video, uh, in invece di registrare un video, perché, vabbè, que quei contenuti non possono certo. stare su Twitch. E ad un ban al momento per tre giorni, ma probabilmente verrà incrementato, incrementato aumentato. Ah, quindi, ok. Non è mm. eh, strana, però, sta cosa che ti danno tre giorni e poi, e poi, poi aumenta solitamente il contrario. Quando è che te l'aumentano quando sono passati due giorni oh, e 23 ore? Solitamente è il contrario, te danno, okay, preso, lei... un mese e poi magari te la abbassano due settimane. Lei ha Come detto fanno... su Twitter: Miss dice che è, una, è un incidente su Twitter. <ride> non eravate lì. Chill out, eh, chill out, bro. <ride> Io eh, vendo questi video che faccio di nudo per, per soldi perché cazzo dovrei darli gratuitamente. Sono eh, so male e incazzata. Anche meno, sì. Cioè, nel senso, i dubbi sono legittimi. Se non è che a foglia del broccolo ci ha messa qualcuna. Vabbè, lei, ha fatto lo sbaglio lei. Sì incazza allo specchio, insomma, anzi, troppo bene ti ha detto, quindi io sti incazzatura, francamente, te me la farei anche passare. Sì, ragazzi, c'è gente sbanata. che ha perso il, il lavoro per molto meno. È stata sbannata, ok? Sbanata. Sì, sì, stava sì. Cioè, è stata sbannata. Vabbè, anche questo articolo di qualche giorno fa. E allora, eh, io... Vabbè. È stato un incidente. Ah, eh, so, sì. ragazzi, ah, io, guarda, vi dico la verità, cioè, se Twitch... Uh, andrà a punire soltanto i comportamenti intenzionalmente fuori dal tossico? Io sono solo che contento, oh, guardiamo. Ottimo, proprio... Infatti, è una cosa ottima, ah, ottimo. Ottimo. però, ragazzi, <ride> guardiamo nell'atto pratico. Qual è il messaggio che nella mia testolina è passato? Vorrei che me lo smentiste Che me lo voi. Lei ha fatto quello che ha fatto, Appena un ban che è già finito. Premio, una pubblicità disumana mondiale. Però è pure un caso, se ci pensi, eh? Cioè... Oh, I fatti sono questi. Sì, adesso sì, però. Quindi che per, cioè, a ti dico: per progettare una cosa del genere devi mettere in conto che rischi di perdere il 99%. No, ma io non lo dico che l'abbia fatto no, no, a costa per la pubblicità. Effetti. Però, se eh. guardiamo nell'atto pratico. Ah, Stop del canale per tre giorni perché sì, quando, sì. quando, quando c'è certo, la, cioè, è la successa, pubblicità è stata è una tante. pubblicità disumana. Anche per il solo di fans ovviamente, però quello che posso dirti è che io francamente non mai rischierei. Tipo, oddio, ma è ovvio. Non è che mo' domani Capito, facciamo il che... cazzo? Sì, no, per carità, <ride> sarebbe bello. Però, tipo mai, iniziamo però... la live senza layout. <ride> tutti a pisello di sì. fuori, no, ragazzi. Sc scusate, stavamo registrando un video per il nostro porn hub. Il porn hub certo, che lei comunque ha detto, non ha detto che è arrabbiata perché Twitch è il mio lavoro, ha detto è arrabbiata perché io questi qua di solito li, li faccio pagare. Quindi, anche la teoria che di Twitch ne frega un cazzo, e comunque ce n'è uscita pure bene. Più che altro era una giustificazione, secondo me, un po'. Pubida, sì, perché sì. non ha molto senso. Cioè, perché dire, eh, io li faccio. Però è per pubblicità. Eh, ecco perché non ha, non so. è una giustificazione. Eh. Per dice dice, eh, li faccio pagare a coglioni. Eh, ho capito, cogliona. Non tu, è un esempio. È ipotetica. No? È un prodotto free eh, che dai. Cioè, e eh. eh, Può essere una trovata di marketing. Io non credo sia il caso. Perché secondo me il rischio è infinitamente superiore al potenziale, eh, diciamo, introito. Però. Oh, però attualmente è accaduto questo. Sì. È quello che mi rende un po'. Perplesso, però che cosa allora, dobbiamo però. fare? Possiamo vedere come sto leggendo in chat, stanno portando un sacco di esempi di gente che è stata bannata. Anche per ma Non so se sia vero un commento con letto Quindi non lo leggo. Però vi faccio un esempio, regà, per essere onesti, vi ricordate che è successo pure a noi? Quello da Mutanda? No, col forum dei brutti. Ah, eh, eh. però là non ci hanno bannato, appunto. Quindi meglio però va a capire se non ci hanno vabbè. bannato perché non se ne sono minimamente accorti. Lì, oppure perché hanno detto: vabbè, lì era palese, uno... era palese che fosse stata diciamo una mossa per sabotarci. Sì, quello era proprio un chiaro sabotaggio sì, di uno esatto. che voleva farci passare. È guarda. come quando uno entra magari su Discord e dice le parole bannabili apposta Già, un autosabotaggio un po diverso è un po' diverso. Però Io ripeto cosa, però, sì, meglio simile, così, simile. eh, cioè tra le due ah, meglio così. Scriveci, certo. Comunque andiamo avanti, in qua io... vedo un razzi qua... che canta anche se è in muto. Ma qua, ragazzi, c'è sta una cosa gravissima. Sì. Un link gravissimo. Lo metti in logo e Sembra l'intervista di Andrea Di Pre. Vista così. <ride> allora senta, <ride> Non che, Grazie, Natale, che uh, Ma sicuramente un vaccino che guarisce tutti in tutto il mondo. All I -on want for Christmas is vaccine. Vaccine. I get one room for my out more than for a My my wish got too All I for Christmas is vaccine. Vaccine for I, I got one on out for Christmas. <laughs> I don't care about the prices of the, no, the, the Christmas tree. Allora. Anzi, abbiamo ancora, secondo me, ci sono dei razzi. Guarda, io... meno, secondo me meno istrionici, meno evidenti, ma ci sono un sacco di razzi, secondo me, ancora in Parlamento. Uno dei motivi che mi spinge a pagare le tasse razzi. Proprio quanto voglio contribuire. Non è più proprio... parlamentare, però. non è più parlamentare. Però, eh? ah, è più parlamentare. No, che peccato. Eh, allora, là, già eh. Ho cambiato idea, adesso parleremo se, col commercialista. Si incazzò pure quando non venne ricandidato da Berlusca. Io vorrei rispondere oh a questo mia. tweet. Oddio oh mio. Da Normi, Manolo Zocco. Lo conosci? No. Manco io, però me lo sono ritrovato. Non aggiungerei. Non è che su internet non si può più dire niente. È che non si può di più dire niente di offensivo. Retrogradi del cazzo. Eh beh, è un. possiamo dire un ossimoro. <ride> cioè, cioè, proprio cioè, qual è il bello. Perché Ma non è che quel qualcuno... commento, scusate, è proprio la classica cosa. Di chi ha detto: Oh cazzo, minchia, ho fatto bingo. Oh, minchia, li ho spiazzati. Pensa se gli arriva in live proprio. Non sapranno come rispondere. Te... No, no, noi, no, no, ma pure è... lo scusate mi è scappato non scusate è Rappresenta quella classica passivo-aggressività sì. Boriosa Che tanto ci fa cascare le palle E lei è un fascista <ride> Questo, Questa è la, è la, sarebbe la risposta di, Sì, di, la risposta di, di Sgarbi, Sgarbi certo. Era Come diceva Jordan Peterson mm. Nel rischio della Ricerca della verità nella ricerca della verità è ok prendersi il rischio di risultare offensivi di poter risultare offensivi perché se no, si azzera la democrazia e il dialogo e la crescita, l'empatia. Le le il problema è che. Ma spieghiamolo, sì, spieghiamolo. Uh, Qual è il punto? È che se io devo aver uh, timore di esprimere qualsivoglia opinione, a quel punto sto zitto, così non corro rischi Dico soltanto silente. cose super uh, buoniste. Super facili e quindi molto spesso inutili perché banali, scontate, ovvie. Tipo le donne non si stuprano. Eeeh, bravo Marra. Beh, ovviamente. Tra l'altro, ho letto pure un sacco dei commenti sotto il ricaricamento del tuo spezzone. Riguardo il discorso de della maratona, eh. alcuni bellissimi. Tipo? Eh, tipo, hai, hai visto, uh, questo è ciò eh, che avete, raccolto, ciò che avete raccolto, vedete cosa succede a fare i clown in trasmissione. Uh -huh. Ve lo meritate. Poi c'è un commento, no, spero lo voglio leggere, perché questo merita di essere citato precisamente da una ragazza no? molto carina, insomma, carina ah, nei modi, eh. dico esteticamente. Non lo so, è un influente, lo voglio trovare perché veramente è veramente bello. Parla allora, il... cosa è successo? Ma grazie al cazzo, siete così tossici che pure Gesù Cristo, se dissocierebbe, è pure no. de Roma. Ma abbiamo non ha mai detto niente. E non si è mai opposto, <ride> 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 francamente. E gli abbiamo fatto le peggio cose, Io già potrei <ride> smentire. Poi le hanno anche risposto, no? Grande argomentazione, mi hai convinto. E lei non serve a argomentare se pure Gesù Cristo te schifa. Ma lei ce ne ha la certezza di ciò? Ci ha parlato. Dici? E beh, forse non lo so, Greve, è un paziente zi, psichiatrico. L'ha parlato zi, con te. No, no, sì, io ho letto in basso una cosa che non mi piace. No, è tornato. È tornato Kiko? No, 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 ebbene sì, no, zi. mai giudicare un libro dalla copertina. Il libro. Il libro Il libro dalla copertina. Però mi sa, mo mi è venuto un flash. Che se l'ha caricato su Instagram con sto formato di merda. Probabilmente lo troviamo anche su YouTube. Mm. Eh, che si vede meglio però, quindi. la della domanda adesso è: qual è il libro? Perché se me la poni con invece di un ecco. libro, da il libro. Quale libro parli? Di quale libro? Ma come tre anni fa? Ma è lo stesso. Ma è giudicare il libro dalla copertina tre anni fa. Ma, ma, ma vediamo prima ma quello è... di tre anni fa, vediamo come ha riformulato il suo pensiero, tu dubbi. Che questo è un chiaro riformulamento. Sì, è una, tra un altro... è una riscrittura. Cioè eh. L'altro, vi do un consiglio: andate a guardare l'ultimo video su YouTube di Luca Ravenna, non lo possiamo mostrare per due motivi. Ban. Uno è il ban perché dice la parola con la F. Eh. E vabbè, e, ma l'altro, perché cita delle persone con le quali siamo ancora in corso, anche se dovrebbe essere finito tutto. Great. Positivamente si spera e ci sarà una live. Con i nostri avvocati presenti per spiegare tutto. Sarà una live vocale, ma vi aggiorneremo. Bene. Ve lo consiglio, andatelo a vedere. Molto credo. Non comunque. so lui che cosa c'entri con questo. Non voglio neanche sapere. No, fatela a vedere. vedere. Andrò a vedere. Indicata in sarà presente. Sì. Allora, questo è il video di tre anni questo fa. Questo è il video di tre anni fa. Uguale a quello che ha fatto sì. Ultig. Vado un attimo al bagno, video. ragazzi. Scusate, non so se sia Beh, in virtù oddio. del video che abbiamo appena aperto. Però ho proprio un bisogno fisiologico. Vabbè, guarda, <ride> prego, prego, prego. Mo, che okay che non si può offendere nessuno. Però se vuoi trovare un, una scusa per non vedere chi la rana, basta dirlo. Dai, che lo vedremo io e Simone. Dopo ti porto qualche palco giochi. Una delle regole È era soffrire tutti insieme. scusa. Amore, tutto bene? Lascia, lascia. scusa. Vai guarda, via, non ci vai serve via. niente. Via. Grazie, non ci serve vai niente. Via. Anche me. Buongiorno 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 Accomodati. Ciao, amore Ciao piccola sì. Allora senza perderci in parole ho una buona notizia Con i sottotitoli no ti fa di sia mai mi fa il milioncino no che diventa virale perché sto lanciando un messaggio così originale che penso non, che non si sia mai visto Ciao, Ciao piccola Ciao piccola Ciao piccola. Secondo me è riferito più a lui mai giudicare il libro dalla copertina gu eh, rispetto si sa. il... E eh, non, non si sa dove andrà a pararsi. Questo video, sto video è, è geniale perché io starò col dubbio fino alla fine adesso. E adesso mo voglio sapere chi è stato visto male, se il tizio per ciao piccola oppure quel gentile signore solamente perché ha i capelli e la barba lunga. Allora, senza perderci in parole, ho una buona notizia per voi. Mm. Abbiamo trovato un donatore per vostra figlia. Come Un donatore. Grazie. Grande dottor Ivan. È una notizia stupenda, dovreste <ride> dovreste ringraziare più che altro la persona che e? è stata così buona da donare proprio midollo osseo. Chi è? Cioè, si può <ride> Alza una foto dove è Don Vito normalmente è un'informazione riservata, ma oggi la diremo. In questo caso facciamo un'eccezione: ho giusto il suo profilo aperto, vi mostro le sue immagini. Long è Don Vito regà cioè, cioè sta una... oppure c'è una foto di Rubino <ride> perché Rubino che sta pure in chat c'è una foto una... di Rubino c'è oh, perché che ha fatto quando ha visto il tuo video eh? e <ride> <ride> <Così, dai. ride> Cos'è Era Dio, un angelo? <ride> Magari la rappresentazione di Dio, in inglese eh, le apparenze are... le apparenze ingannano? Vediamo qual è stata la no, scrittura. vediamo no? la riscrittura. però, qua bisogna fare proprio un tour del suo canale. Andiamo se noi facciamo una live eh, su questo ragazzo. Questo è lo stesso video tre anni dopo. <ride> giustamente. No! Giust giustamente. No! Non voglio comprare niente, non farmi perdere tempo. No, Kiko, no! 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 Ma non ha neanche fiatato il signore. Ma cosa fa? Cioè, ma tu immagina sia adesso per strada solo perché uno mi guarda? No, no, te non, mi, te non mi serve nulla. Ma sarebbe offensivo proprio verso chiunque. Cioè, non è, giudizio, non è un giudizio, è un'offesa questa. È non un ma non mi aspettavo da Chico, cioè. Ma veramente? Non insistere, È meglio che fai da un'altra parte. No, era molto meglio quello prima per almeno un intruppamento, capito? No, un, un pretesto neanche troppo forzato. Ma lei gli fa tipo amore, sai chi è il mio nuovo idraulico? <ride> Vabbè, oddio, <ride> il mio nuovo amante. Il direttore generale sarà qui a momento. Il CEO. Tutte le mattine va a correre e a volte ha qualche minuto di ritardo. Non sarà mai il CEO? Sì? A Qua... sta recitazione, santo cielo. Mm. Comunque posso dire che lui qui c'ha proprio l'aspetto da villain. Sembra il classico cioè presente proprio quei film tipo 007 che c'è tipo la spia corrotta, no? Quello là infamone, capito? Che no, mi Pare Lucifer, eh, eh, ce l'ha qua. Proprio. L'aspetto da Villain: è eh. il capello all'indietro che mm. fa il Villain, certamente è importante tenersi in forma. Anch'io vado a correre e vedo che abbiamo un sacco di cose in comune il direttore. Certo. chi sarà il direttore certo che recita come un caprone eh, mamma so. mia c'è una, una recitazione veramente che neanche se te bevi otto gin tonic chissà chi sarà rilasciato. il direttore tu non ci sei arrivato Gianluca Gandalf no e quello era il video il quello era me. il video di prima appunto è stupido stupisce sarebbe tutti sarebbe che è tipo una serie no? il pregiudizio <ride> si è tipo rischiato no? diceva ah, ma era lui ma è quello ha donato non, non so cosa Perché gli ha donato alla figlia un cioè un anziano che organo ha donato alla figlia sempre <ride> che si parla di organi si parlava solamente di farebbe troppo ridere che uno si eh, pensa che è la, quel ragazzo di colore che ha visto prima invece è Gandalf <ride> che arriva tre anni dopo c'è stato tipo il richiamo poi <ride> guarda il video di tre anni fa se non hai capito la citazione Brevissimo. Eh, sarebbe sorprendente Comunque, le ricordo che solo il direttore potrà confermare quell'accordo che abbiamo stipulato. Ha detto so. e solo il direttore potrà confermare l'accordo che hanno stipulato. Mazza, Simone, io non pensavo no. che, capissi il, che capissi il bielorusso. Ci sono i sottotitoli in italiano. Ah, no, scusa. Buongiorno, oddio. La realizzazione No ma che colpo di scena Tocca a è lui scusate l'ho detto troppo presto È lui ma, ma che colpo di scena Ma com'era vestito prima No prima aveva, de ave aveva detto Che andava a correre Ah vabbè ok E un altro plot twist È che chiaramente è l'attore di Tenet Io Adesso aspetterei Marra prima di dirlo Non vorrei fare figuracce <ride> È l'attore di Tenet è vero ma sa, con il mio secondo lavoro faccio sempre fatica a vendere i miei libri a voi bianchi. Ma questo, ma questo è razzismo. Perché? Ma che ha detto? Non ho, non eh. ho, non ho percepito, devo, devo alzare il volume, sto un po' in difficoltà, sai. Vabbè, ha ha detto, detto una cosa abominevole. E che ha detto? Allora prendiamo le distanze. Ma sa, con il mio, sempre... mio secondo lavoro faccio sempre fatica a vendere i libri a voi bianchi. No, ma anche questa è una cosa che divide i popoli, però. Mi scusi, signor direttore, eh. Dai. Questa è una cosa gravissima. Cioè, avrebbe fatto una figura da signore a omettere questo particolare. Ora qua il giudizio, insomma, può cambiare in base a questo. Vabbè che il bianco in questione è Chico, quindi chi se ne frega. Però, eh... Beh, Io mi sento offeso, vabbè, effettivamente non, non, ha, non, ha detto, altri... non, ha, non ha detto a te, ma ha detto proprio a voi bianchi, quindi a tutta la razza caucasica greve. Fatica cioè. a vendere i miei libri a voi bianchi, sempre di fretta. E che ho pensato... Ha pensato che un uomo come me, in tuta con dei libri in mano, poteva essere soltanto un venditore ambulante. Un lavoro dignitoso, tra l'altro. Ma non è questo il punto. È il modo in cui mi ha allontanato, dandomi del tutto. trattandomi con disprezzo. E se davanti a lei ci fosse un nome bianco? Si sarebbe comportato allo stesso modo? Io mi scuso e non so cosa dire. A questo punto meglio che me ne vada, tanto non firmerà mai il nostro contratto, quindi. <ride> Invece è qui che si sbaglia. Sai, il suo progetto è molto interessante per la nostra azienda. Ho imparato a non giudicare il libro della copertina. Lo dovrebbe fare anche lei, sa? Eh oddio. Avrei un po' da ridire sul fatto che sia imparato questa cosa, visto che prima ha detto voi bianchi. Una frase brutta. Voi bianchi è un attimo un pregiudizio e anche pesante, quindi che poi vieni a dire che non giudichi il libro dalla copertina. Certo lo poteva scrivere solo Kiko la Rana, uno sketch del genere. Cioè, ma, tu hai, ma, 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 ma tu hai capito il fake? No, eh, non ho seguito, stavo sul cesso. Beato te. È eh, stata detta perso. una frase molto razzista non in questo momento. Non mi è mai caso. mancato così tanto cagace cioè Io andrei a prendere un caffè solo per cagarmi sotto. Adesso andarmene, ci credi? Allora, ria riassunto sketch: sì. lui uh, arriva. C'è cioè sta questa, questo ragazzo di colore che sì. dice una cosa, e lui lo, lo sfancula malamente, mal maleducatamente. Con pregiudizio. No? Poi va a fa fare un colloquio. In realtà, eh, il direttore è, è quello di colore. e Ma... dice una cosa. Grazie, cosa eh, ora te la faccio sentire. Mi scusi per il ritardo, ma sa con il mio secondo lavoro faccio sempre fatica a vendere i miei libri a quei bianchi, sempre di fretta. E Io ti ho spiegato dice, che questa è una cosa che crea ulteriore divisione no, e non va bene. Anche eh. perché poi cioè, non mi sembra una bella morale non eh. essere razzista perché quella persona potrebbe essere il tuo capo. <ride> cioè, sì, infatti non, non mi sembra, cioè è solo tipo, sei attento perché potresti ricevere un'inculata con il razzismo, ma non no, è prorato bellissimo cioè la è non giudicare ripete, esatto, il libro dalla cioè, copertina cioè, no, ma, la, ma sì, la cosa più vabbè. scritta male che tu della sei persa secondo me no? cioè lui dice no, io non giudico dopo 5 secondi che ha detto voi bianchi dice io mi sono imparato a non, a non guardare il libro dalla copertina a non giudicare il libro della poi dice voi bianchi è una scrittura vabbè l'ha scritto Kiko che ce n'è che possiamo trovare sensi Nascosti l'unica cosa bella è, è l'attore dell'attore di Tenente. Eh, sì. Perché... sì sì effettivamente. Un cast in è un'eccezione. Eh. Un lavoro sdentroso tra l'altro. Sì, ma, ma non è questo il punto: è il modo in cui mi ha allontanato, dandomi del tuo trattandomi con disprezzo. E se davanti a lei ci fosse un nome bianco, si sarebbe comportato allo stesso modo. Io mi scuso e. Eh... Non so cosa dire a questo punto. Breve. Meglio che me ne vada, tanto non firmerà mai il nostro contratto. Quindi... Poi c'è nel senso. Invece... Come recita. Mamma mia, come recita? Non so se scrive più male di quanto recita. Decisione. No, che poi dalla parlata sembra straniero, Chico. No, dico. è Chico sembra lo straniero tra i due. Dalla dialetta. Beh, l'uno è lo straniero dell'altro. Siamo tutti stranieri di qualcuno, anche potremmo eh, certo. aggiungere. Qui che si sbaglia. Sai, il suo progetto è molto interessante per la nostra azienda. Ho imparato a non giudicare il libro della copertina. Lo dovrebbe fare anche lei, sa? <ride> la musica. <ride> poi, poi crescendo. Lo straniero su di disco. Con il rallentatore, tutto quanto. C'è una cosa ben peggiore del giudizio. Oddio, ma chi è? È il pregiudizio. Ogni volta che. Ma il giudizio non è una cosa negativa, che... scusami. Ben peggiore del giudizio, ma il giudizio non il giudizio è una cosa è buono, negativa. Il pregiudizio è sbagliato. Il giudizio è quello che abbiamo tutti costantemente. Infatti, è una frase: frase C'è cioè una cosa ben peggiore: è una frase sbagliata, sì, proprio. Appunto, cioè, la prima che ha detto questa persona, sì, che lo sì. so, dovrebbe essere esperta del video, quella che ti dà la moralina. Tipo action ma la man. Kiko pure tipo Buckshot yeah. man quando finiva il cartone, bella. no? Sì, sì. Cioè, c'è la morale. Con, con un, un nemico come il fumo conoscere già la verità. Beh, quando accade questo, purtroppo, smettiamo di apprendere, <coughs> smettiamo di conoscere, ma soprattutto smettiamo di avere delle grandi opportunità. Il pregiudizio è una di quelle forme che purtroppo limita tantissimo la comunicazione. E di conseguenza limita quella che è la relazione, la relazione che possiamo avere con gli altri ma anche con noi stessi. Quindi non giudicare mai un libro dalla copertina perché il contenuto potrebbe davvero stupirti e potrebbe essere la tua grande opportunità. È un po' una morale che si può estendere a Joker. Io rifiuto completamente questa morale. Io mi fido del mio istinto con le persone e, e i miei pregiudizi. Non mi dovete rompere il cazzo con queste menate buoniste sui pregiudizi. Ma... Non sono razzista e non sto parlando di razzismo. Sto parlando di farmi un'idea sulle persone. Quindi sono giusti anche i pregiudizi nei confronti del cerbero. Eh? No, ma perché la gente <ride> è stupida. Io allora. È il solito discorso che io posso parlare di, solo di me stesso. Mm. Io so che non sono un razzista. Mm. So come la penso, mm. ok, sono abbastanza egualitario, mm. ergo mi fido del mio giudizio. Non del tuo pregiudizio. Vabbè, però. è un giudizio che poi estendo come un pattern nel mondo, quindi qua qualcuno sarà vittima di idee ben salde che ho. Però poi, le, poi sei disposto a cambiarle, queste idee. Chiaro, però se una persona mi, non mi sconfinfera... Ormai ho notato che, eh, insomma, eh, un'idea me la so fatta di chi fidarmi e di chi non fidarmi, mi affido, e poi ovviamente non è basato sul cuore della pelle o ah se beh, stronzate, è, infatti non parlavamo di razzismo, è basato, no, ma che c'è, no, dei rapporti interpersonali. Albi, grazie pure per, de, per, de, per i mille che l'ho detto adesso. È comunque, visto... la pena. è comunque giusto fare, ovviamente, spiegare a chi no, ancora non lo sa, quindi i bambini, che non si giudica per il colore della pelle, non si giudica per quello che uno ha in mezzo a, alle, alle mutande, alle gambe, è chiaro. Ma... Poi c'è il livello superiore in cui sei conscio di non avere pregiudizi, ergo puoi aggirarti nel mondo facendoti un'idea più velocemente. Delle Però persone. sempre un pregiudizio, eh. Ho un giudizio, diciamo. dato dall'esperienza. <ride> però probabilmente è sempre sbagliato, eh. No? Non, no, sempre? Vabbè, no, c'è la possibilità che sempre. lo sia. Sì, però 50 e 50. Non, non è detto. Nel dubbio. Non è detto perché sono molto bravo a capire il comportamento le persone, è diverso, cioè, Se uno è bravo se a basi capire su certi comportamenti anche iniziali, ci può stare. Certo, perché ormai ne ho viste e riviste. Sì, ci sono Quindi, dei pattern ricorrenti. Ci sono per, però per quelle più ingegni, però pure quella è una valutazione, ingenue. capito? Eh? Non è un pregiudizio, però Pure quella è un giudizio, magari affrettato, a volte può essere affrettato o Meglio, un giudizio sempre affrettato, ma che alle volte riprende dei pattern che hai già visto, quindi si conferma. Eh, però è comunque un giudizio che dai prima della dimostrazione del contrario. Ok, sì, quindi. Però, però sempre in seguito a sue azioni, non, cioè non è che lo vedi A sue azioni che dico, eh, se questa persona si comporta eh, qui, sicuramente ha visto un, un suo modo di fare che non, è ricorrente eh, in altre dinamiche. Voglio, hai cioè. detto, ok, ma noi io facciamo tutto. Eh? vittima dei pregiudizi, però verso gli altri. C'è un periodo c'è un periodo della no, de, cioè un periodo de mia vita Vabbè, penso che mi rivolgo moltissimo verso te stesso. Ma no? perché eri superdotato? No, perché vittima di pregiudizi, può essere che magari è ah, la vittima, vittima tu. In specifico, okay. ero molto più piccolo, oh. molto più piccolo, penso andavo ultimo anno di medie o primo superiore, avevo il terrore dei zingari, perché era proprio il periodo dove ti spammavano. No, non sto scherzando, poi mi dissocio, ma è un fatto della de mia vita, insomma. Era proprio il periodo dove spammavano sul TG il fatto attenti ai zingari nelle metro. Ho te lo ricordi, sì, sì, no, che, che si A Roma c'erano un sacco di problemi. Sì. Eh, e io, per esempio, avevo il terrore che, come vedevo qualcuno che sembrava essere un, 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 uno zingaro, io mi allontanavo. Però quello. quello per un, dire, no? Magari in un tempo, magari uno che magari neanche zinga. Quello è un pregiudizio è dato ed da. Ed è una bravissima persona. Quello è un pregiudizio dato dalla statistica, oserei dire. È un pregiudizio che a seguito di tanti avvenimenti, successi nella capitale, in quegli anni, che io ricordo, può essere in parte giustificato, okay? ma più che... Breve. Pre... No, beh, il pregiudizio cioè, può essere comprensibile in quel caso, okay? perché dopo anni e anni, 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 anni di cose poi, che ritorica, si ripetono... Poi eh... bisogna vedere, cioè, molti fatti erano reali, poi bisogna sempre vedere, insomma, i in media, Vabbè, come, cioè. come lavoravano. Però è per ovvio... No? pregiudizio Però il, il, lo fanno il, anche invece, oggi Invece eh? il discorso che... Cioè, un conto è dire che gli, gli zingari rubano, che a, cioè, in larga scala è, è, è anche vero, no? Ma se, se conosci uno che fa parte di quella categoria, non per forza devi no, pensare no, che faccia parte della categoria sbagliata, certo. cioè della de, de parte no, sbagliata. Perché penso lui facesse... Quindi, no, ma è, è, è diverso um, avere dei pregiudizi.. Mm -hmm. Uh, a larga scala eh no, Perché magari dicevo, in nel tuo quartiere sì. uh, succede eh? Oppure conosci una persona, una E certo. cercare di non averne certo. Per essere, insomma Per vivere meglio, per carità Diciamo che il pregiudizio lì è eh, Statisticamente So che mh, Persone di questo ceppo Hanno commesso Molti reati mm -hmm. Quindi parto un po' prevenuto Però non significa che Tutti siano così Esatto. Visto però... che è un discorso statistico, io nel dubbio, contento diciamo così. Quando però invece se... prendi alla lettera i messaggi buonisti e disattivi il chip nel tuo cervello, che ti fa un minimo essere guardingo degli sconosciuti, ma in generale nella vita delle minacce, succede come quella coppia che è andata eh, nell'Australia nell aborigena per dimostrare che non erano violenti e sono stati brutalmente uccisi. Beh, Beh, si, crea, si crea il depensaggio può essere un pregiudizio anche non fidarsi di sconosciuti un po' lo stesso no no per dire cioè, sì, con questa retorica un no? pregiudizio eh. generale che Appunto. non va ad intaccare nessuna eh, sì, ah, no, 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 sì. è sì, puramente sì. fattuale e giusto c'è anche da dire che molto spesso come ho detto prima i media manipolano eh, questi questi fatti li ingigantiscono e viene fatta tutt'oggi una, una. Se li sono magnati. fanno tutt'oggi una disinformazione gigantesca facendo credere che il problema dell'Italia siano che ne so, gli immigrati o. che siano tutti ah, certo. così, no? Poi, sì, appunto, si, si usa il pregiudizio per mistificare e portare al esatto. proprio mulino a livello politico, certo. certo. E quello Marla è quello che ok. Ragazzi, grazie, grazie mille. mille visto questa live? Ci vediamo domani, alle ore 21. Lo ricordiamo perché qualcuno su YouTube che domani... arriva sempre una settimana dopo con le notizie. E settimana di Natale, settimana solo 21. Solo 21. Mm. E settimana prossima, tutto regolare. Domani live sullo scandalo cyberpunk transgender con ospite Abicott. C'è anche scandalo di Prima c'è mio padre che mi ha detto, ah. Simone: Ma tu eh, vieni alla cena della vigilia di Natale? Ho fatto, no, papà, io devo lavorare. <ride> Ma questo questa è una cosa, davvero? <ride> figlia, poi stai qua dietro. Tu. Io ho detto, allora, faccio la live alle 22.01. un pranzo? Eh, sto, sto a casa, tanto sì. abito, abito qua dietro. No, faccio un pranzo il 25 basta. e basta. Eh... Io, se io ho, ho sta, sta cena il 24. Ma andrò alle, alle, mh, eh, alle 22. Pranzo il 25 e poi forse il 26. Che è il compleanno di mio padre. Top Santo Stefano. Okay. Ah, io, 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 il 26 io ho sempre festeggiato perché mio zio, il, 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 il fratello di papà, è nato il 26 ed è stato chiamato pure Stefan. ah, eh, zio Stefano. Zio anch Stefano. anche io ho un altro zio Stefano, vabbè. e Chissane cose. No, volevo dire che un altro eh, scandalo incredibile di cyberpunk: è... a parte il discorso transgender. Ne parleremo domani. Sì, ne domani. Vabbè, non, no, non, non ci si può non giocare no. su altre piattaforme diverse da PC. Uno avete rotto corso. i coglioni cyberpunk Punk Ve l'hanno fatto pure col culo. <ride> eh. vabbè, vabbè, poi ne parliamo, domani, ne parliamo domani. Ciao, Ciao. Ciao belli. da Joker, Rai da Joker, preparatevi per il ride da Joker teste per un cerbero cerbero pa 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 troppi goblin in questo mondo non sarò un clociale né tanto me